Il protagonista del film è un ragazzo di nome Nick e scopriamo fin da subito che è affetto da distrofia muscolare. Nick è in viaggio in compagnia del suo migliore amico Jonah, suo compagno di classe all'MIT e della sua fidanzata Hailey. Lo scopo del viaggio è accompagnare la ragazza in California, dove si trasferirà per proseguire i suoi studi. Dopo qualche sosta intermedia, il gruppo si ferma a dormire in un motel. Nick durante la notte si sveglia e riceve un SMS da qualcuno di nome Nomad. Dopo aver avvisato Jonah del messaggio, i due si mettono in contatto con lui. Scopriamo che Nomad è un hacker che da diverso tempo crea loro problemi e che una volta, entrando nei server dell'università, ha perfino tentato di farli espellere. Quando Nick minaccia di smascherarlo, Nomad gli invia il link di un video in diretta in cui i due ragazzi vedono loro stessi. A quanto pare, Nomad ha hackerato il portatile di Hailey e sta utilizzando la webcam per spiarli. Nick vuole cercare di risalire la sua vera identità e con l'aiuto di Jonah si mette al lavoro per provare a geolocalizzare la sua posizione. Con loro stupore scoprono che si trova proprio in Nevada, lo stato che stanno attraversando in quel momento. Il giorno successivo proseguono verso la California e durante il viaggio si fermano ad una stazione di servizio a prendere un caffè. Discutendo, Nick e Jonah si convincono ad andare da Nomad, dato che la sua posizione è ad appena 180 miglia da loro. Prima di ripartire, Nick ed Hailey si appartano per affrontare il tema della loro relazione. Nick è consapevole che è solo questione di tempo prima che finisca su una sedia a rotelle. Per evitare di essere un peso per lei in futuro, le dice che è giunto il momento di lasciarsi. Vedendo che non c'è modo di fargli cambiare idea, Hailey poco dopo si toglie la collana che le aveva regalato e la lancia via. Quando il trio si rimette in viaggio, Nick e Jonah vorrebbero accompagnare Hailey in California prima di andare da Nomad, ma la ragazza afferma di volerlo conoscere anche lei. Più tardi quella notte arrivano finalmente a destinazione, ma con loro stupore trovano solo una casa abbandonata in mezzo al nulla. I ragazzi dubitano che possa esserci qualcuno al suo interno, ma entrano comunque a controllare lasciando Hailey da sola in macchina. La casa sembra essere effettivamente disabitata da parecchio tempo. Tuttavia, quando scendono nel seminterrato, sono sorpresi nel trovare delle scaffalature per server. All'improvviso sentono Hailey urlare e si affrettano a tornare fuori. Raggiunto l'esterno, trovano la macchina vuota con tutte le portiere aperte e notano che l'autoradio è impazzita. Nick e Jonah iniziano a cercare Hailey lì intorno e ad un tratto scorgono la figura della ragazza che viene trascinata in cielo. I due provano a correre verso di lei, ma poco dopo la scena si interrompe di colpo ed iniziamo a vedere dei flash di qualcuno immerso in acqua collegato dai tubi. Terminati i flash, Nick si risveglia in una struttura simile ad un ospedale e qualche istante dopo un uomo vestito con una tuta protettiva lo porta in una stanza con una sedia a rotelle. Poco dopo un altro uomo entra nella stanza e si siede di fronte a lui. Acceso un registratore vocale, chiede a Nick se si è in grado di parlare e successivamente si presenta come dottor Damon Wallace. Mentre inizia a prendere appunti, Damon chiede a Nick se si ricordi della prima volta in cui ha sentito il segnale. Nick non ha idea di cosa stia parlando e chiede a Damon cosa sia successo e perché faccia fatica a muoversi. Damon gli spiega che al momento le informazioni in suo possesso sono limitate, ma gli rivela che lui e i suoi amici sono entrati in contatto con un'entità biologica extraterrestre. Ancora intontito, Nick sembra non capire appieno quello che Damon gli sta dicendo e chiede di vedere i suoi amici e di poter chiamare la sua famiglia. Ad un tratto il suo naso inizia a sanguinare. Damon si avvicina a lui preoccupato, ma poco dopo, avvisando un collega che è solo sangue, lo fa portare nella sua stanza. Qui Nick nota che ha dei numeri tatuati sul polso e quando si avvicina ad uno specchio capiamo che è tenuto sotto costante osservazione. Il giorno successivo viene accompagnato nuovamente da Damon. Lungo il corridoio nota che stanno ripulendo alcune stanze, una delle quali ha uno strano liquido sul pavimento. Ad un tratto scorge anche Hailey addormentata in un letto, ma il suo accompagnatore sembra completamente ignorare le sue richieste di poterla vedere. Damon gli spiega che per il momento non la può incontrare, ma lo assicura che la ragazza è in buone mani e la cosa migliore che può fare ora è limitarsi a cooperare. Dopo aver ripreso a registrare, Damon inizia a fargli una serie di semplici domande, come ad esempio se ha 10 dita dei piedi e se viene dalla Terra. Nick, nonostante trovi le sue domande un po' strane, si limita a rispondere. Damon gli chiede nuovamente quando sia stata la prima volta in cui è entrato in contatto con il segnale e Nick, questa volta, capisce che sta facendo riferimento all'hacker di nome Nomad. Successivamente, Damon gli mostra un video della notte in cui si sono recati alla casa abbandonata. Dopo aver ingrandito l'immagine, gli fa notare una figura aliena sullo sfondo e gli dice che la persona che stavano cercando non era esattamente un hacker. Nella scena seguente vediamo che Nick è stato riportato nella sua stanza. Ad un tratto inizia a sentire una voce chiamare il suo nome. Avvicinandosi alla presa d'aria, riconosce che la voce è quella di Jonah.
L'amico gli rivela che anche lui è rinchiuso all'interno della struttura e che a quanto pare non li lasciano tornare in superficie, in quanto contagiosi. Jonah è convinto che abbiano fatto qualcosa al suo corpo, ma quando Nick prova a fargli altre domande, l'amico gli dice che non può più parlare e che ora deve andare. Il giorno seguente, Nick è di nuovo con Damon, che lo sta sottoponendo a dei test. Nick li risolve tutti con facilità e una volta finiti afferma che non ne farà altri a meno che non gli sia concesso di vedere Ailey. Damon questa volta lo asseconda e lo porta nella sua stanza. Spiegandogli che è ancora in coma, gli promette che quando si risveglierà sarà il primo a poter parlare con lei. Nick, tuttavia, inizia ad averne abbastanza di tutta quella situazione e, tornato nella sua stanza, inizia ad escogitare un piano per fuggire da lì. Afferrato un pacchetto di crackers, li schiaccia con le ruote della sedia per farne delle briciole. Le inserisce quindi in un tubicino di plastica e le soffia sul tastierino numerico per risalire alla password della porta. Quella sera, Nick riesce nuovamente a comunicare con Jonah e gli chiede di aiutarlo a decifrare la combinazione. L'amico però gli dice di avere gli occhiali rotti e di non riuscire a vedere bene. Inoltre, sente che ha qualcosa di strano nelle sue braccia, ma non riesce ancora a capire cosa gli abbiano fatto. Ancora una volta, la loro conversazione viene interrotta di colpo, con Jonah che gli dice di dover andare. L'indomani, Nick viene riportato da Damon per altri test. Ad un tratto ha uno sfogo, durante il quale mette in discussione le competenze di Damon e l'utilità di quella struttura. Nick gli dice anche di aver parlato con Jonah e di sapere che stanno facendo degli esperimenti su di lui. Damon però gli rivela che Jonah non è mai stato portato lì, perché in realtà non è mai stato ritrovato. Di conseguenza gli fa capire che le conversazioni avute con il suo amico erano solo frutto della sua immaginazione. Il giorno dopo, quando Damon si reca nella sua stanza, scopre che Nick è fuggito. Il ragazzo, che nel frattempo sta mettendo in atto il suo piano di evasione, raggiunge la stanza di Ailey e, dopo aver legato il suo letto alla sedia a rotelle, inizia a trainarla. Incredibilmente, riesce ad attraversare diversi corridoi senza farsi notare. Tuttavia, quando arriva all'ultima porta prima dell'uscita, viene raggiunto e bloccato da Damon. Nella scena seguente, Nick si risveglia accanto ad Ailey, ancora priva di sensi. Non appena prova ad alzarsi, intervengono due uomini che cercano di legarlo al letto. Nel tentativo di opporre resistenza, Nick cade a terra e quando notano qualcosa di strano sulle sue mani, i due si allontanano impauriti dalla stanza. Poco dopo, Nick, rimuovendo il telo che ha addosso, rimane inorridito. Le sue gambe sono state amputate e sono state sostituite da delle protesi realizzate con una tecnologia aliena. Damon, che nel frattempo lo sta osservando, gli dice che adesso può capire il motivo per il quale siano così interessati a lui e poco dopo ordina ad altri due uomini di andarlo a prendere. Nick però riesce a mettersi in piedi e utilizza le sue nuove gambe per sfondare la porta della stanza. Insieme ad Ailey si dirige velocemente verso l'uscita facendo uso delle nuove protesi per aprire anche le altre porte. Dopo essere entrati in un ascensore, vengono raggiunti per un soffio da Damon. L'uomo spiega a Nick che è estremamente pericoloso per loro uscire fuori e che lui può proteggerli solo se rimangono all'interno. Nick tuttavia non gli dà ascolto e, minacciandolo con le protesi, lo allontana dall'ascensore. Quando le porte si riaprono, si trovano davanti ad un corridoio poco illuminato e poco dopo li vediamo attraversare una sorta di sistema fognario. Alla fine di un tunnel trovano una porta, oltre la quale raggiungono finalmente l'esterno. Proprio in quel momento Ailey si risveglia e Nick, assicurandosi che stia bene, l'aiuta a mettersi in piedi dicendole che si devono allontanare subito da lì. Dopo un po' vedono una macchina dirigersi verso di loro e i due ragazzi riescono a farsi dare un passaggio. L'autista è un'anziana signora di nome Mirabel, la quale non sembra essere esattamente in bolla. Durante il viaggio, infatti, si comporta in modo piuttosto bizzarro. Ad un tratto ferma addirittura la macchina per dire a Nick di ascoltare gli angeli che da lassù li stanno guidando. Mirabel lascia i due ragazzi in una stazione di servizio e Nick chiede ad Ailey di aspettarlo fuori. Raggiunto un telefono, prova a chiamare aiuto, ma un messaggio lo avvisa che tutte le linee sono fuori uso. Nel mentre riconosce la sua faccia alla televisione e ascolta la notizia che avverte chiunque lo veda di stargli lontano. All'improvviso si accorge che un uomo sta rapendo Ailey e si reca velocemente all'esterno, dove inizia a corrergli dietro. Grazie alle sue nuove gambe, Nick raggiunge in poco tempo il rapitore ed Ailey, che nel frattempo ha trovato una pistola, gli intima di fermarsi. I due ragazzi, dopo averlo fatto scendere, se ne vanno con il suo tir. Nel frattempo, attraverso un posto di blocco, Damon intercetta Mirabel, che viene portata alla struttura per essere interrogata. Damon sa che di recente ha dato un passaggio a degli sconosciuti e vuole sapere dove li abbia portati. La donna, tuttavia, non sembra assolutamente capire le sue parole e, come in macchina, inizia a parlare di cose senza senso. Ad un tratto il suo naso comincia a sanguinare e vediamo che Damon inizia a tirare fuori una pistola da una valigetta.
Nick ed Ailey nel frattempo si devono fermare perché la strada che stanno percorrendo si interrompe di colpo davanti a un canyon. Tornando indietro trovano un centro visitatori abbandonato e decidono di fermarsi lì per la notte. Nick prova a usare un telefono, ma anche questo non funziona. Utilizzando una mappa della zona poi tentano in tutti i modi di capire dove si trovino, ma stranamente non riescono ad individuare la loro esatta posizione. Damon e i suoi uomini nel frattempo arrivano a casa dell'uomo che aveva cercato di rapire Ailey. Damon sembra già conoscerlo e lo saluta chiamandolo James. Mentre anche a lui chiede informazioni sui ragazzi che ha incontrato, vediamo che James manifesta gli stessi strani comportamenti di Mirabel. All'improvviso punta il fucile contro Damon, ma quando preme il grilletto l'arma non funziona e Damon senza indugi uccide anche lui. Calato il buio, Nick ed Ailey avvertono dei rumori provenire dall'interno dell'edificio. Quando provano ad indagare scoprono che si tratta di Jonah, che a quanto pare è riuscito anche lui in qualche modo a scappare dalla struttura. I tre finalmente si riuniscono, ma Ailey crolla presto per la stanchezza. Prima di lasciarla da sola a riposare, Nick nota che vicino al collo ha una strana cicatrice e poco sotto ha un tatuaggio identico al suo. Rimasti soli, Jonah dice a Nick di avere il sospetto che si trovino nell'area 51 e che il deserto in cui si trovano ora sia in realtà una struttura governativa gigantesca. Jonah è convinto che loro tre non siano altro che delle cavie da laboratorio e sfilandosi i guanti gli mostra che le sue braccia sono state sostituite da delle protesi simili a quelle di Nick. Il giorno seguente il gruppo si rimette in strada alla ricerca di una via d'uscita da quella zona. Tuttavia, dopo aver fatto pochi chilometri, vengono fermati ad un posto di blocco. Quando vengono invitati ad uscire, Jonah prova a rimettere in moto il camion, ma una colonnina di cemento impedisce loro di scappare. A questo punto decide di uscire fuori e dopo aver preso il fucile ad una guardia inizia a sparare all'impazzata contro le altre. Poco dopo però viene gravemente ferito e quando Nick prova ad aiutarlo, Jonah gli dice di lasciarlo lì e di scappare via con Ailey. Lui penserà a distrarre le guardie per loro. Utilizzando le sue nuove braccia, distrugge il blocco di cemento che bloccava la motrice, permettendo così agli amici di fuggire. Successivamente, colpisce violentemente il terreno, creando un'onda d'urto che fa cadere a terra tutte le guardie intorno a lui. Lo sforzo di Jonah però risulta presto essere inutile, perché Nick ed Ailey vengono nuovamente intercettati da Damon in un altro posto di blocco. Nick questa volta non ha intenzione di fermarsi, ma nel tentativo di scappare il loro tir si capovolge e nell'incidente Ailey rimane gravemente ferita. Prima che le guardie la portino via in elicottero, la ragazza porge a Nick la collana che pensava avesse buttato via. Quando poi Damon raggiunge Nick, intuendo le sue intenzioni, gli dice di non pensarci nemmeno a correrle dietro. Guardandolo con aria compiaciuta, gli dice di essere il risultato di una perfetta integrazione tra tecnologia umana e aliena. È in questo momento che Nick, notando il cartellino con il nome di Damon, realizza finalmente che il suo nome, letto al contrario, è Nomad. Damon gli rivela che è stato proprio lui a fare in modo di portarli lì, così da poter testare su di loro la tecnologia aliena. Nick si rende conto che Jonah aveva ragione e che tutti e tre sono stati effettivamente usati come delle semplici cavie. Mentre la rabbia monta dentro di lui, le venature delle sue gambe iniziano a brillare a rosso fuoco. Il ragazzo comincia quindi a correre a velocità supersonica nel tentativo di raggiungere Ailey. Poco dopo però lo vediamo sfondare una barriera invisibile. Quando si gira si rende conto di aver raggiunto il muro perimetrale che delimitava la zona in cui erano confinati. Damon si avvicina al buco aperto da Nick accennando un sorriso e togliendosi lentamente il casco rivela la sua vera natura. Scopriamo che lui e tutto il personale della struttura sono in realtà una specie aliena robotizzata. Mirabel e James invece erano esseri umani anche loro rapiti per essere testati. I loro cervelli però non riuscendo a sincronizzarsi con la loro tecnologia sono impazziti e per questo motivo Damon ha ucciso entrambi. Mentre Nick si guarda intorno capisce che il deserto in cui si trovavano in realtà era solo una simulazione per indurli a credere di essere ancora sulla Terra. Quando si affaccia ad una grande finestra capiamo anche che la simulazione stessa si è svolta all'interno di un'enorme nave spaziale e la nave riporta lo stesso numero dei tatuaggi. Nella scena finale vediamo che a breve attraccherà sul pianeta alieno.